Cinema e videogiochi, un tema che trova infinite iterazioni, soprattutto quando questi ultimi presentano una forte componente narrativa. Dopotutto il videogame, come il cinema, è un audiovisivo e utilizza un analogo linguaggio fatto di inquadrature, musica, dialoghi, effetti sonori, con l'aggiunta della peculiarità rappresentata dall'interattività. La peculiarità dell'audiovisivo cinematografico, per molti teorici e studiosi di cinema, è invece rappresentato dal montaggio. Il montaggio filmico rappresenta una vera e propria riscrittura della sceneggiatura originale al fine di costruire senso narrativo ed emozioni. Grazie a pionieri del cinema quali Porter, Griffith o Méliès, il montaggio ha trasformato il cinema da mero ritrovato tecnologico a vero e proprio linguaggio artistico. Fino a quel momento, il cinematografo dei fratelli Lumière viveva solo ed unicamente di piano sequenza, un'unica inquadratura che rappresenta da sola una sequenza narrativa compiuta, senza alcuno stacco. È attraverso la grammatica del montaggio che il cinema si è trasformato nella settima arte. Ciò non vuol dire però che il piano sequenza sia sparito dalla cinematografia mondiale con l'avvento del montaggio. Sono molteplici gli esempi nella storia del cinema di film interamente in piano sequenza, da Nodo alla gola di Alfred Hitchcock del 1948, all'Arca russa di Aleksandr Sokurov del 2002, fino al vincitore dell'Oscar 2015 Birdman, ma anche di singole scene divenute iconiche proprio grazie all'utilizzo del piano sequenza. L'inquietante passeggiata in triciclo per le stanze dell'Overlook Hotel in Shining del 1980 di Stanley Kubrick o la scena di apertura dell'infernale Quinlan di Orson Welles. Ebbene, pensiamo ora al videogioco, ma non alle sequenze di intermezzo, pensiamo alle vere e proprie sequenze di gameplay. Converrete che ogni iterazione di gioco, ogni partita, è in realtà un piano sequenza. Mentre giochiamo, l'azione non può essere temporalmente frammentata o il gameplay ne risulterebbe compromesso. Sin dai tempi di Pac-Man o Space Invaders, l'unica interruzione, l'unico stacco possibile al piano sequenza del gameplay è rappresentato dal game over o dal passaggio a un livello successivo. Insomma, per sua natura il videogioco, nella sua iterazione più pura, non può che essere un piano sequenza. Eppure, nel corso della storia del medium videoludico, man mano che il medium stesso ha cominciato ad esplorare le proprie capacità narrative, il montaggio ha fatto capolino non solo nelle sequenze interattive, ma sorprendentemente anche durante il gameplay. Ed è con l'alternanza di inquadrature fisse che nel corso degli anni 90 il videogioco decide di compiere un passo deciso verso l'audiovisivo cinematografico, in cui è l'autore regista a decidere cosa mostrare o non mostrare allo spettatore. La sublimazione massima di questa costruzione narrativa in game è sicuramente rappresentata dai principali esponenti del genere del survival horror della seconda metà degli anni 90. In Resident Evil, Mikami lavora come farebbe un attento regista di cinema, utilizzando in maniera funzionale la creazione della suspense, il fuoricampo, la successione di campi e piani e l'angolazione della telecamera secondo i precisi stilemi dell'horror cinematografico. Prendiamo ad esempio una delle sequenze più celebri dell'amato Resident Evil 2, quella del primo incontro del protagonista Leon Kennedy con il Licker. La sequenza inizia nella sala d'attesa della centrale di polizia di Raccoon City, apparentemente disabitata. All'ingresso nella stanza, l'inquadratura mostra Leon inquadrato in campo largo, frontalmente, in modo da limitare fortemente il grado di conoscenza del giocatore. Il fuoricampo diventa fondamentale nella costruzione della suspense, in quanto nel relativo controcampo oscuro al giocatore potrebbero essere nascoste minacce di cui egli è ignaro. Se in un'ottica di costruzione della tensione questo ammiccamento al linguaggio filmico risulta estremamente efficace, lo stesso non si può dire sul piano prettamente ludico, dal momento che il giocatore è spesso disorientato dai continui cambi di inquadratura. Non è un caso infatti che proprio la serie di Resident Evil con il suo quarto capitolo abbia riscritto totalmente il paradigma del genere, abbandonando le inquadrature fisse che erano state il marchio di fabbrica della serie per portarla nella modernità attraverso una telecamera alle spalle del protagonista estremamente ravvicinata. Il gameplay riafferma così prepotentemente la sua leadership sulla narrazione. Nessuna frammentazione, nessun limite al punto di vista del giocatore, che ora può orientare lo sguardo dove preferisce. Uno degli ultimi titoli ad adottare una sequenza di camere fisse è stata la saga di God of War, fino a God of War Ascension per PlayStation 3. Ma con l'ultimo capitolo delle avventure di Kratos, quel God of War per PlayStation 4 che sta catalizzando l'attenzione del pubblico internazionale, il totale ripensamento del gameplay ha spinto l'utilizzo del piano sequenza ad un nuovo livello,
Il piano sequenza è qui infatti totale, non solo durante il gameplay, ma anche durante le sequenze non interattive, nelle quali la camera virtuale, posta normalmente alle spalle del giocatore, si muove ad inquadrare il nuovo centro dell'azione senza mai alcuno stacco. Un'unica e ininterrotta sequenza, senza soluzione di continuità tra gioco e cutscene, complice anche l'unità di tempo del racconto. Quello dell'ultimo God of War non è il primo caso di cutscene interamente in piano sequenza e in piena continuità con la parte giocata. Già Hideo Kojima, forse il game designer a cui più di tutti si riconosce lo status di autore, per l'ultimo capitolo della saga di Metal Gear Solid, Phantom Pain, ha adottato il medesimo linguaggio. E da quanto visto finora, adotterà una soluzione analoga per il suo prossimo Death Stranding. O ancora il recente Hellblade, che con God of War ha diversi punti di contatto sia in termini ludici che di setting. Da questi esempi si potrebbe quasi desumere che il videogioco stia rifiutando il montaggio al fine di affermare la propria peculiarità di linguaggio e con essa la propria autonomia rispetto all'audiovisivo tradizionale, la propria dignità di medium altro, con un proprio modo di raccontare storie. È piuttosto facile immaginare che la strada intrapresa da questi titoli non sarà per forza quella dell'intera industria videoludica. Eppure sembra assolutamente certo che il videogioco sia entrato in una nuova fase di maturità narrativa e attraverso i team di sviluppo e i game designer più coraggiosi non abbia paura di intraprendere il proprio cammino verso una più spiccata autorialità.